regionale la provincia. Io leggo a rischio i fondi per Villa Olmo, Como in comune sul bilancio da approvare, Lucini attacca l'opposizione. Calunnia, accusa consapevolmente falsa contro qualcuno per infamarlo o comunque recargli danno, dire, spargere, diffondere, fabbricare calunnie contro qualcuno sul conto di qualcuno. Ripeto, calunnia, accusa consapevolmente falsa contro qualcuno per infamarlo o comunque per recargli danno. Benissimo. Allora io ricordo a questo consiglio comunale quello che fu un documento approvato a maggioranza, e sul mio sito trovate tutti i soggetti che l'hanno votato, il sindaco a compiere tutte quelle azioni che possano consentire al consiglio comunale di iniziare la discussione dei futuri bilanci preventivi entro l'ultimo mese precedente l'anno al quale si fa riferimento. Allora è chiaro che era un auspicio a volte veramente impossibile da tenere, ma arrivare a luglio e con questa scadenza e scadetta far discutere, voglio solo dirvi cosa ha fatto il consiglio comunale in questi ultimi due mesi e cosa ha fatto il consiglio comunale e cosa ha fatto la giunta. Il 5, il 9, il 12 e il 5, 9 e 12 giugno abbiamo parlato di Trevitex ed era un tema che poteva essere anticipato e considerevolmente. Il 16 giugno, il 19 giugno, il 23 giugno e il 26 giugno abbiamo parlato del regolamento rifiuti, a innovazione già avvenuta lungo la strada, e anche questo è da dilettanti il fatto che sia stato portato in consiglio comunale così a ridosso un tema così delicato che poteva essere anticipato. Vergogna. 26 giugno, illustrazione piano finanziario servizi rifiuti più regolamento porti. 30 giugno, regolamento porti. 3 luglio, regolamento imposta unica. La giunta si è svegliata il 18 giugno 2014, la commissione questo documento l'ha valutato il 1 luglio 2014 ed è uno dei documenti prodromici, uno degli importanti documenti prodromici a queste scelte. Il 7 luglio regolamento imposta unica ancora, il 9 luglio regolamento imposta unica comunale, si è arrivata alla votazione, si è iniziata la discussione delle aliquote IMU e TASI, aliquote approvate dalla giunta il 25 giugno e poi discusse in commissione il 7 luglio, procedura d'urgenza, esattamente procedura d'urgenza come sì il regolamento imposta unica comunale, perché si parla del regolamento del consiglio comunale, ma le procedure d'urgenza e le forzature della giunta per recuperare nel ruolino di marcia folle per arrivare a luglio non lo dice nessuno. 14 luglio aliquote IMU TASI, 15 luglio aliquote IMU TASI, ancora una procedura d'urgenza con la disciplina addizionale IRPEF, 21 luglio disciplina addizionale IRPEF, prima oltranza andata deserta, richiesta e non mantenuta, 22 luglio seconda oltranza. Questo non è un modo di pianificare i lavori, considerato il fatto che una chiara indicazione era stata data alla giunta di anticipare ed è stata data anche dalla consigliera Cesareo, anche da un sacco di consiglieri di maggioranza, non da tutti a dire il vero, ma da un sacco. E arriva luglio e cosa fa la maggioranza? La maggioranza non dice nulla, non interviene, non discute, non emenda, va bene così, accetta supinamente di subire dalla giunta un trattamento che gli era stato chiesto esplicitamente di non tenere. Si dice che a questo punto Villa Olmo si rischia di perdere i fondi e per chi è colpa? Per la minoranza, perché cosa poteva fare la minoranza meno di così? Forse perché ha fatto una serata di discussione, una su un tema come quella del 21 luglio o del 22 luglio di ieri sera, è colpa della minoranza, questa è calunnia, lo ripeto per chi non avesse le idee chiare. Accusare qualcuno consapevolmente, accusata consapevolmente falsa contro qualcuno per infamarlo o comunque recargli danno è, peraltro, se fosse stata fatta questa accusa non su questo giornale ma fosse stata fatta alle pubbliche autorità sarebbe anche un reato penale. Detto questo, le affermazioni del sindaco sono rivoltanti quando dice che il tempo andrebbe usato in modo responsabile. Lo dico esattamente a lui e alla sua giunta: cosa ha fatto fino al 9 luglio quando ha approvato il bilancio? Perché tutti gli altri comuni, moltissimi comuni nella provincia e capoluoghi importanti come Como l'hanno approvato? Per quale ragione? Quando dice il tempo andrebbe usato in modo responsabile, perché ci sono tutte queste procedure d'urgenza iscritte nei lavori del Consiglio Comunale? Non sono violenze nei confronti del Consiglio Comunale. La Giunta aveva tutti gli strumenti di poter interrompere i lavori da marzo, aprile e a maggio e non l'ha fatto. E cosa dice la Giunta? Lo concludo, dice Villa Olmo, a rischio i fondi per colpa delle minoranze. Questa è calunnia, calunnia e killeraggio politico, perché c'è qualcuno che vi dà retta. Grazie consigliere. Rapinese, aspettiamo le 20:45 per la prenominale, grazie.
consapevolmente il tempo, usare consapevolmente il tempo.